Lillo che fa la pecorella smarrita. Mangia l'erba. Mary, lascia stare il gatto. Mary, basta. L'hai annussata anche troppo. Vieni qua, dai. Vieni qua. Su. Curiosona, andiamo, dai. Su, 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 su. Alma, vieni anche te lì. Dai. Andiamo nell'erba. Alma. Si mangia tutti l'erba? Prima si inizia con l'erba. No, prima avete mangiato la carne. Ora l'erba. Diciamo le verdure. Lillo che mi gira sempre intorno, quest'altra uguale. Ragazzi, avete aggrovigliato i guinzagli. Guarda qui, e qui è poco. Quando iniziano ad andare in qua e là, si aggrovigliano tutti. Le pecorelle smarrite fra l'erbetta. Quando questa erba verde, verde di primavera, proprio bella. Bel colore. Abbiamo finito di pascolare? Dai, che ci sono anche quell'altro di portafuori. Vi faccio vedere il mio ciliegio. Vai. Oramai è più alto di me. L'anno scorso ha fatto i primi frutti. Ha intorno ai 7-8 anni. E ancora sta crescendo. Ha 2,5 metri quasi. L'ho messo con un seme. Bello. Quando mi sposterò di casa lo porto via. Perché chi viene dopo c'è il caso che taglia tutto. Non tutti sono amanti della natura. Mi piace creare. La maggior parte piace distruggere. E ora andrebbe innestato. Però lo farò dopo che lo metto in quell'altra parte. Vi lascio il tempo un annetto di abituarsi e poi si fa l'innesto. Se no va bene anche così. Ci sono le ciliegie un po' più piccoline, però buone lo stesso. Ragazzi, siete dispersi nell'erba? Dai, andiamo! E se no si fa pranzo. E dopo pranzo si lavora anche se è Pasqua. Dai, Palma, vieni. Andiamo, dai. Lillo, che hai trovato lì? Boh, va a capire. E buona Pasqua a tutti.